Amici di Manfredonia TV, benvenuti a questo ventesimo appuntamento con il Punto, il rotocalco sportivo a 360 gradi che conduco io, Antonio Castriotta. Ecco, per parlare come al solito di sport, partendo ovviamente dal calcio a 11, il campionato regionale di promozione Girone A, nel quale milita il Manfredonia Calcio 1932. Parleremo del settore giovanile con la lettura dei risultati, poi è il momento della Serie D con le due squadre di capitanata, il Foggia Calcio 1920, l'Audace Cerignola, poi è il momento del calcio a 5 con la SIM che milita nel campionato nazionale di A2 che è risultata vittoriosa in trasferta, il basket ha osservato un turno di riposo e poi il volley sia maschile che femminile. Ma come al solito partiamo dal calcio a 11 a commentare la 24esima giornata del campionato regionale di promozione Girone A, dando subito lettura di quelli che sono stati i risultati che hanno caratterizzato questa giornata calcistica. Il Manfredonia Calcio 1932 ha battuto l'Asset Labor Cotraglie per 3-1. La partita si è disputata sabato 22 febbraio alle ore 15:30. Mentre le partite di domenica, il Borgorosso Molfetta ha perso in casa contro il Nobba Conversano per 2-3. La partita si è disputata alle ore 11 di domenica 23 febbraio. Idem dicasi per il Football Club Capurso che ha subito una sconfitta per 3-1 in casa contro il Noicattaro Calcio. Mentre le altre gare che si sono disputate domenica alle ore 15 sono Canosa Real City 1-2, Castellaneta Calcio 1962, Donuva Calcio 1971 4-0, Rinascita Rutiglianese Nuova Spinazzola 4-0, United SLAI Ginosa 6-1, Vigor Vitritto Sporting Apicena 7-2, per una classifica che vede appaiata al primo posto a quota 65 punti, lo United SLAI, Manfredonia Calcio 1932 61, Vigor Vitritto 57, Real City 44, Castellaneta Calcio 1962 42, Ginosa 38, Borgorosso Molfetta 35, Nuova Spinazzola 34, Noicattaro Calcio 29, Asset Labor Grottaglie 29, Canosa 27, Rinascita Rutiglianese 24, Nobbar Conversano 23, Donuva Calcio 1971 22, Sporting Apicina 12 e fanalino di coda a 0 punti in classifica il Football Club Capurso. Ecco, parliamo della partita che il Manfredonia Calcio ha disputato allo stadio Miramare sabato alle ore 15:30. Il Manfredonia ha battuto l'Asset Labor Grottaglie per 3-1, tre reti segnate dai calciatori con Latti, ovviamente, Trotta, Telera e Terrone, una vittoria meritata quella conseguita da parte del Manfredonia Calcio 1932. Ma prima di entrare nella disamina della partita, guardiamoci gli highlights a cura montati con la regia di Andrea Colaianni e con il commento di Dino Latorre. Il Manfredonia nell'anticipo del sabato batte 3-1 il Grottaglie, una gara che non era partita nel migliore dei modi. Infatti gli uomini di Lopolito sotto di una rete appena dopo 3 minuti di gioco. Il vantaggio siglato da D'Ambrosio, servito da Margarito, che è protagonista a suo favore di un errore difensivo dei Sipontini con la palla che entra in rete. Al 14° Fania cade a terra in piena area di rigore. Per l'arbitro, il signor Gonzales di Foggia, non c'è nulla di irregolare. 20° Fania per Trotta, tiro finito fuori di poco. 32° Trotta gira a rete, il portiere ospite Costantino mette in angolo dal corner, Terrone solo in aria, non dà la giusta forza alla palla che termina tra le braccia di Costantino. Al 36° è Fania a cercare la via del gol, ma è il portiere ospite ad opporsi ancora una volta al suo tiro. 44° arriva il pareggio dei biancocelesti e Ciccarelli a servire il capitano Trotta che in diagonale supera Costantino e sigla l'1-1. Al quinto del secondo tempo Fania serve a Terrone un'ottima palla che però perde l'attimo giusto per battere a rete. 7° minuto, angolo per il Manfredonia. In aria il più lesto di tutti è Telera che sigla il 2-1.
14esimo, il Grottaglie si fa pericoloso con Margarito, il suo tiro termina fuori di poco. 16esimo minuto, aumenta il vantaggio per i biancocelesti, Telera serve un'ottima palla a Terrone che in piena area di tacco realizza il 3-1. Fino a fine gara non succede più nulla, con questa vittoria il Manfredonia sale a quota 61 in classifica. Nelle altre gare poi disputate domenica 23 febbraio, lo United Dry ha battuto 6-1 il Ginosa, mentre il Vigor Bitritto ha battuto 7-2 lo Sporting Apricena. Ora in classifica è sempre lo Sly a comandare con 65 punti, segue il Manfredonia a 61, il Vigor Bitritto terza forza del campionato è a 57 punti. Ecco, una vittoria ampiamente meritata, quella del Manfredonia Calcio 1932, anche se va evidenziato che il Manfredonia nei primi 30 minuti non si è espresso, diciamo, ai suoi livelli, molto contratto nei primi 30 minuti, abbiamo subito a freddo un gol per un'incertezza difensiva, quindi è passato in vantaggio al quarto minuto del primo tempo il Grottaglie, poi il Manfredonia per i successivi 26 minuti, perché questi sono gli appunti che ho preso, ma diciamo condivisi anche da persone che erano accanto a me, è stato abbastanza sterile, non riusciva a trovare la profondità, non riusciva a pareggiare i conti con l'asset Laboro Grottaglie, ma dopo il trentesimo è venuto fuori il Manfredonia, siamo riusciti ad agguantare il pareggio al 45esimo del primo tempo con Pasquale Trotta e poi le due reti nella ripresa, ma il risultato avrebbe potuto essere molto ma molto più ampio rispetto al 3-1 che ha segnato la fine di questa gara. Miglioramenti nel gioco da parte del Manfredonia Calcio 1932, che pure durante la settimana era stata sottoposta ad intensi carichi atletici da parte di mister Pino Lopolito. I giocatori nella seconda frazione di gioco hanno mostrato di avere acquisito meglio gli automatismi e quindi le giocate. Il risultato, ripeto, poteva essere più ampio. Il 3-5-2 schierato da Pino Lopolito ha sortito i suoi effetti, la squadra sta cominciando ad assimilare i suoi schemi. Ecco, devo purtroppo evidenziare che non posso mandarvi i miei soliti contributi, come al solito ogni settimana vi mandavo l'intervista effettuata a mister Pino Lopolito oppure a qualche altro calciatore, però devo comunque informarvi che domenica purtroppo mister Pino Lopolito, per ordini della società, almeno quello che mi è stato riferito, non ha inteso rilasciarmi interviste. Ecco, io ne prendo atto, mi dispiace dover sentire queste cose, atteso che il sottoscritto già dalla scorsa stagione, per tutta la stagione, ha seguito la squadra non soltanto in casa ma anche in trasferta, facendo telecronache, commentando, informando i tifosi, quindi fornendo alla cittadinanza, e non soltanto alla cittadinanza ma anche alla provincia intera, perché poi le nostre trasmissioni sono seguite, sono condivise, l'informazione relativa al Manfredonia Calcio, quindi dando notorietà al Manfredonia Calcio, facendo conoscere, diffondendo, diciamo, le notizie riguardanti il Manfredonia Calcio, e peraltro anche la trasmissione che conduco con Antonio Monaco, che nella seconda parte lo sentiremo del sabato mattina. Non abbiamo avuto contributi, sembrava che ci fosse un silenzio stampa, ma in realtà è stata una decisione che riguarda semplicemente il sottoscritto. Mi dispiace di questa decisione, ovviamente, perché diciamo, io sono prima di tutto un tifoso del Manfredonia Calcio, e mi dispiace che evidentemente l'intervista che è stata da me effettuata domenica l'altra in quel di Apicena sia stata, diciamo, in qualche modo probabilmente interpretata come un attacco alla società o al mister, ma non è così, perché credo di aver visto la partita, perché sono uno dei pochi, forse l'unico tra coloro che si occupano di giornalismo sportivo a Manfredonia, che segue la squadra in trasferta, quindi aggiorna i tifosi sulle varie pagine Facebook, sui siti, effettua delle interviste, quindi a spese mie mi sposto in tutta la regione per seguire il Manfredonia Calcio 1932, e quindi la mia intervista di domenica scorsa contro la Piscina ha semplicemente fotografato la partita. La partita che ho visto in un certo modo, una squadra in difficoltà, il Manfredonia, contro praticamente la Piscina, il risultato ha detto tutto, peraltro le mie osservazioni sono state confermate anche dal mister della Piscina, e io credo che bisogna voltar pagina e andare avanti e quindi consentire a chiunque di fare il proprio lavoro con obiettività.
possono anche non essere condivise le opinioni dei giornalisti, degli opinionisti, però io credo che non sia un bel fare non consentirmi di poter intervistare quindi i giocatori o il mister del Manfredonia Calcio. Però spero che comunque questa decisione possa essere quanto prima rivista, perché lo ripeto, lo ribadisco, io sono il primo tifoso del Manfredonia Calcio e quindi, così come si parla di bene, vi sono anche delle situazioni che restano a sé stanti, dove una persona fotografa una partita, esprime la propria opinione che può anche non essere condivisa, ma il bello del calcio è anche questo. Adesso continuo ovviamente a parlare, scusate lo sfogo, continuo a parlare dei risultati che hanno caratterizzato il settore giovanile non soltanto del Manfredonia Calcio ma anche dell'Accademia, partendo ovviamente dalla Juniores che in trasferta ha rifilato un secco 3-0 all'Atletico Vieste, posizionandosi sempre a 42 punti in classifica alla prima posizione, in solitaria oramai da tante settimane, ed accede alla fase regionale automaticamente. Per quanto concerne i giovanissimi regionali, l'Audace Cerignola ha battuto i giovanissimi del Manfredonia Calcio 1932 guidati da mister Grasso per 4-0. L'Accademia gioca oggi alle ore 15:30 allo stadio Miramare, sempre i giovanissimi regionali contro la Juventus e San Michele. Infine gli allievi del Manfredonia Calcio 1932 hanno battuto in un derby cittadino quelli dell'Accademia per 1-0 e sono a 39 punti in classifica al primo posto. Ecco, passiamo alla Serie D, parlando ovviamente del Foggia Calcio 1920 e dell'Audace Cerignola. Due risultati differenti. Foggia Calcio che viene battuto per 1-0 contro il Casarano, con purtroppo una sorta di deviazione su un tiro cross di Favetta al 33esimo del secondo tempo, ma va comunque evidenziato che il Foggia Calcio è stata ben poca cosa sul campo del Casarano, a bulico, senza idee, senza alcun tiro in porta. Quindi una sconfitta ampiamente meritata, peccato perché il Cerignola la settimana prima ci aveva fatto un grande favore battendo il Bitonto e consentendo al Foggia Calcio di portarsi soltanto a due lunghezze dal Bitonto. Il Foggia doveva vincere a Casarano, sappiamo che non è certamente un campo semplice, però essendo stata sconfitta e fortunatamente il Bitonto è incappato in un pareggio sul difficile campo del Taranto per 0-0, le lunghezze di distanza si portano a 3, quindi il Foggia è a 3 punti dal Bitonto. Invece una vittoria convincente quella dell'Audace Cerignola, che ha sconfitto al Monterisi per 4-2 il Sorrento, reti ovviamente segnate da Longo, Sansone e due gol del suo bomber Rodriguez. Allora abbiamo in classifica il Bitonto a quota 54 punti, il Foggia a 51 e l'Audace Cerignola a 49, quindi un Audace Cerignola che si porta soltanto a due lunghezze dalla Foggia Calcio al terzo posto in classifica, un campionato riaperto. 5 le lunghezze che distanziano a questo punto l'Audace Cerignola dal Bitonto, un campionato che potrebbe riservare delle grosse sorprese. Io l'ho sempre affermato che l'Audace Cerignola aveva tutti i mezzi per vincere questo campionato, che non è ancora chiuso, quindi non ci sono alcune certezze, quindi tutto potrebbe accadere. Lo meriterebbe poi in effetti, anche perché l'Audace Cerignola l'anno scorso aveva vinto i playoff, non è approdato nei professionisti soltanto per questioni formali attinenti l'agibilità dello stadio Monterisi. Adesso il momento del calcio a 5, il momento della SIM Manfredonia Calcio a 5, strepitosa, ancora un successo, il quarto consecutivo. La SIM Manfredonia Calcio a 5 consegue una vittoria in trasferta contro il Real Cefalù per 6-2. Ma per parlare della SIM, adesso come qui in studio un ospite, Antonio Monaco, addetto stampa della SIM Manfredonia Calcio a 5. Ciao Antonio. Ciao Antonio, buonasera a tutti gli amici di Manfredonia TV. Eccoci qui. Allora Antonio, una vittoria convincente quella della SIM Manfredonia Calcio a 5, la quarta consecutiva, dimostrazione del fatto che questa società ha operato benissimo sul mercato con i rinforzi che stanno dando chiaramente il loro apporto significativo al cammino della SIM Manfredonia Calcio a 5. Si sta vedendo il lavoro che è stato effettuato anche da mister Massimiliano Monsignori. Certo, 3 partite consecutive vinte, non sapevamo in quel di Sicilia, quindi contro il Cefalù,
come potesse mettersi la gara, anche perché c'erano stati quei 100 secondi terribili nella partita di andata, che ci hanno visti poi essere soccombenti rispetto al Real Cefalù. Ecco, siamo andati lì, abbiamo dettato legge, abbiamo fatto un primo tempo strepitoso, ma anche il secondo tempo è stato strepitoso, due gol da parte del Real Cefalù, ma una partita che non è stata mai in discussione per la SIM Manfredonia Calcio a 5. Sì, Antonio, hai detto tutto giusto. La SIM viene da un periodo davvero eccellente. Ricordiamo per i nostri amici che nelle ultime 10 partite ha subito solo la sconfitta di misura contro il Rutigliano, che è una squadra molto forte, ha battuto la capolista riaprendo il campionato per 3-2, tenendo i risultati in bilico fino all'ultimo secondo. E gli uomini di Monsignore sono alla quarta vittoria consecutiva, viaggiano veramente a vele spiegate, ormai hanno acquisito virtualmente la salvezza, il mantenimento della categoria, che ricordiamo è l'obiettivo principale di questa società. E al pallonetto di Cefalù si temeva un po' questa partita, perché il Cefalù, oltre che è riuscito a rispugnare il Palascaloria, come hai detto tu, per questi sciagurati 100 secondi finali nella gara di andata, ma veniva anche da 3 o 4 prestazioni importanti che gli consentono di lottare per evitare i play-out al canto loro, quindi era una squadra affamata di punti. Comunque gli uomini di Monsignori vivono una condizione psicologica e anche atletica notevole. Sono andati in Sicilia dopo una lunghissima trasferta durata di 10 ore e hanno imposto il loro gioco dal primo momento con autorità. Sono passati in vantaggio dopo 3 minuti con Croc, poi hanno chiaramente ribadito la propria superiorità successivamente con Aguilera e Riondino, cogliendo 2 traverse anche nel primo tempo, quindi hanno iniziato sui binari giusti la gara già dai primi 20 minuti. Nel secondo tempo poi abbiamo arrotondato il punteggio con le altre reti, ricordiamo che hanno segnato anche Ganzetti, Budobusie e Ramiro Martinez. L'unico neo, se vogliamo proprio trovare il pelo nell'uovo, Antonio, è sul 5-0, un calo forse fisiologico di concentrazione che ha consentito parzialmente ai Leoni del Real Cefalù di segnare 2 reti, però questo non ha minimamente messo in discussione la gara. Ecco Antonio, mancano 6 partite al termine di questo primo campionato storico della SIM Manfredonia Calcio a 5 in A2, 6 partite di cui 4, diciamo, almeno sulla carta abbordabili, anche perché poi il calcio insegna che partite abbordabili in effetti non esistono, perché tutto potrebbe accadere. Però se consideriamo i valori tecnici delle squadre che andremo ad affrontare, è lecito sognare l'aggancio alla zona playoff? Sì, è lecito sognare l'aggancio alla zona playoff innanzitutto perché sono 6 partite e sono chiaramente anche 6 punti di lunghezza dalla Futsal Polistena, che ricordiamo è quarta e chiaramente occupa l'ultima posizione utile per i playoff. Queste 6 partite vedranno gli uomini di Monsignori impegnati con le ultime 2 in casa, la prossima sarà col Fanalino di Coda al Palascaloria sabato prossimo e col San Michele, e poi nell'ultima gara interna del campionato con il Magic Bisignano. Mentre per quanto riguarda le trasferte, avremo le 2 trasferte contro il Real Rogit e il Futsal Melilli, che attualmente sono capoliste. Però vedendo la condizione dei ragazzi, vedendo anche la prestazione che hanno fornito all'andata a cospetto di queste squadre, ritengo che non sia lecito sognare, perché davvero adesso come adesso è difficile battere la SIM Manfredonia Calcio 5. Ecco, benissimo, è difficile battere la SIM Manfredonia Calcio 5, sono completamente d'accordo con Antonio Monaco, ecco perché vi esorto tutti quanti a seguire tutte le partite in casa che la SIM Manfredonia Calcio 5 dovrà disputare da oggi sino al termine di questo campionato. Ricorderete, l'anno scorso siamo approdati ai playoff e poi con il sostegno vostro, del grande pubblico che caratterizza la città di Manfredonia, la SIM Manfredonia Calcio a 5 è approdata per la prima volta nella Serie A2 nazionale. L'appetito vi è mangiando, già in questo suo primo campionato la SIM ha prodotto tantissimo, salvarsi era l'obiettivo di questa società, ci siamo già riusciti, potremmo agganciare la zona playoff e niente, poi vedremo quello che succederà. Noi intanto restiamo fiduciosi, ci complimentiamo con la società per l'eccellente lavoro svolto sino ad oggi e facciamo un grosso in bocca al lupo alla SIM Manfredonia Calcio a 5. Adesso passiamo al basket. Il basket non ha giocato, ha osservato un turno di riposo, in quanto che uno dei suoi cestisti è impegnato con la nazionale, diciamo, della Guinea, se non sbaglio. Parlo ovviamente di Kingsley. Invece la nota dolente, cioè tra virgolette, è il volley. Entrambe le società mi pare che abbiano perso, Antonio. Sì, ieri casualmente alla sfilata ho incontrato coach Rinaldi per quanto riguarda la serie di maschile. E i ragazzi Sipontini hanno giocato una partita coriacea,
mi ha raccontato un po' di come è andata la gara contro la capolista Castellana Grotte, perdendo 3-1, e mi ha detto che a dispetto del risultato i parziali sono stati davvero combattuti, e forse essendo una neofita nel campionato, Antonio, è mancato quel pizzico di esperienza, perché ricordiamo che i nostri sono ragazzi di Manfredonia tutti giovanissimi, per spuntarla addirittura sul campo della capolista. Però questo chiaramente non infice il percorso ottimo che sta facendo la squadra di Manfredonia per quanto riguarda il volley maschile, mentre battuta d'arresto netta per 3-0 contro il Diomede Canusa per le ragazze femminili di Coccinavalli in prima divisione femminile. E quindi dopo un periodo positivo che ha consentito di risalire la classifica arriva questa sconfitta, che però sicuramente sarà rimediabile. Benissimo, noi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, io come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata del Punto lunedì prossimo alle ore 17. Ciao a tutti!